Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodata. Le letture che abbiamo ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, sia pur diversamente, fanno centrare la nostra attenzione su un aspetto molto importante della nostra fede, che è il primato e la centralità assoluta di nostro Signore Gesù Cristo. Con l'esperienza di un martire abbiamo ascoltato proprio il racconto del martirio di Santo Stefano nella prima lettura, non è altro, martire in greco significa testimone, che la testimonianza, io verso il sangue, per la fedeltà a colui che è il tutto. Il dono della vita fino allo spargimento del sangue non può essere dato a nessun'altra cosa che non sia Domine Dio, non si può. E il sangue versato di un martire è semplicemente segno eloquente di colui per il quale viene versato. Il martire di Cristo è colui che attesta che Gesù è il tutto, colui da cui tutto ho ricevuto, colui che tutto mi ha dato, colui che ha sparso il suo sangue per me e colui al quale, se le circostanze mi chiedono, va dato tutto. Una cosa di questo genere non può essere fatta per nessun essere umano se non per Dio. È solo a Dio che va dato tutto. Il primo comandamento della verità ci dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Il martire è il testimone, questo, perché ama Dio con tutto il cuore, sacrificando tutti gli affetti, con la fedeltà integrale della propria anima, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, quindi con le forze anche fisiche, fino ad affrontare i tormenti del martirio. Gesù nel Vangelo, quando fa riferimento a lui come pane della vita, quindi preannunciando il futuro mistero dell'Eucaristia che si compie, usa un'espressione, gli rimandano i suoi interlocutori alla manna data da Mosè, e Gesù risponde: attenzione, non Mosè mi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio mi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Con questa espressione Gesù intende due cose. Numero uno, che la manna, che era un pane comunque miracolosamente avuto dal popolo di Israele, non era il vero pane del cielo, che la manna serviva a nutrire il corpo degli israeliti. L'Eucaristia, che tra poco vivremo, e molti di noi, coloro che si trovano in grazia, assumeranno dentro di sé, non è cibo del corpo, dicevo ai ragazzi della prima comunione un paio di settimane fa, ma è il nutrimento dell'anima, è sotto le vestigia di nutrimento corporale, perché è un sacramento nascosto sotto la specie del pane, ma non è con l'Eucaristia si mangia, con l'Eucaristia si nutre la nostra anima. Ecco perché è pane celeste, ed è pane celeste perché ci rende celesti, quindi è il vero pane, perché è il pane più importante. E qui c'è tutto quanto un sottofondo, no? Io dicevo ai ragazzi del catechismo, dico, vediamo un po', mangiare tutti i giorni, voi quante volte al giorno mangiate? Tre. C'erano anche i grandi presenti, no? E quante comunioni fai durante tutto l'anno? C'è gente che sono 20 anni che non fa comunione, dico, te immagini? Poi però sta 20 anni senza mangiare, che succede? Non è possibile, no? La nostra anima non sente la fame con il nostro corpo. Voi immaginate un'anima che sono 20 anni che non riceve l'Eucaristia, e cosa possa essere? Se uno potesse vederla con gli occhi del corpo, prenderebbe un infarto, per come sta ridotta. Gesù, per la verità, vuole anche un'altra cosa, perché dice: Mosè ci ha dato il pane dal cielo. Secondo noi Mosè era la manna dal cielo, o era Domine Dio che ha fatto piovere la manna? Qui sembra Gesù alludere velatamente a un problema che è rimasto costante, dello scambiare lo strumento con l'artefice. Voi sapete che i santi non fanno miracoli, eh? I santi non fanno i miracoli. I santi sono strumenti di alcuni miracoli che fa il nostro Signore, e i santi non vanno mai, tra virgolette, osannati e idolatrati, meno che mai prima del tempo, cioè prima che sono morti, ma anche dopo la morte i santi vanno venerati, non adorati. Perché? Perché si adora soltanto Dio, perché tutto quello che un santo ha vissuto viene tutto da Dio. Il santo ci mette solo una cosa, ed è per questo esempio anche per noi, ci mette soltanto la sua buona volontà, basta. Ma per il resto, tutto quello che di buono vediamo di santo in un santo, comprese le cose strepitose e straordinarie come miracolo, è opera di Dio. Ed è sempre a lui che dobbiamo rendere conto.
Io, questo è molto importante, specialmente per questi nostri tempi, dove c'è la ribalta dei mezzi di comunicazione di massa e gli uomini vengono fatti passare dalle stelle alle stalle, idolatrati come dei, anche persone del tutto indegni, oppure precipitati nei bassi fondi dell'inferno dall'oggi al domani. Questa è una tendenza un pochino malata dell'uomo. Noi adoriamo il nostro cuore, Dio solo, e se vediamo qualcosa di bello in qualunque realtà, anche umana, sempre la nostra mente deve partire e andare a ringraziare l'artefice, mai l'amministratore, il depositario, perché siamo tutti dinanzi al suo cospetto, piccoli, poveri e utili. Lui solo è grande, lui solo è santo, a lui solo, dice la liturgia della Chiesa, va l'onore, la lode, la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Ci aiuti la Madonna, che è fedele interprete di queste cose, a rimanere sempre nella verità e dare sempre a Dio solo ciò che è di Dio e alle creature ciò che è delle creature. Il grazie per il poco di bene che ci fanno, riconoscendo sempre nell'artefice supremo la fonte di ogni bene. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.